Ciao a tutti e benvenuti a un nuovo video dell'Impero delle Tenebre. Sono Kyo e oggi torno a parlare di Antstream Arcade perché spulciando nel catalogo ho trovato, come dicevo già anche in altri video, diversi giochi interessanti, alcuni tra l'altro a me sconosciuti, come questo gioco per lo SNES che, come potete vedere, è stato pubblicato nel 2023. E quindi fa davvero un po' strano. Quindi, andandomi a informare, ho scoperto che Mr. Tough è un gioco originariamente sviluppato da Sales Curve Interactive, SCI abbreviato per i tempi, e che sarebbe dovuto appunto uscire sullo SNES nel 1994. Ma è stato cancellato per svariate problematiche e riportato in vita da The Retro Room nel 2023. Infatti c'è accreditato The Retro Room come sviluppatore. La cosa interessante poter trovare è, io l'ho visto su PlayStation tra le notizie, ma dovrebbe esserci anche su YouTube, l'intervista con Ned Langman, che è il progettista del gioco che ha curato appunto questa nuova edizione, e perciò adesso è possibile giocarlo su Antstream Arcade in streaming, questo gioco dello SNES che non è mai uscito realmente, ma che ha ripreso vita al giorno d'oggi. È una cosa molto particolare, narrata da gente più capace di me, tipo non so, un poldo o la sedia a due gambe, io Toby, sarebbe una storia incredibile. Io purtroppo non ho quelle capacità, mi limiterò a provare un attimino a giocare. Il fatto che si salta con il cerchio sono quei ricordi andati persi nel tempo, ormai siamo così tanto abituati a saltare con la X. Ma la X un tempo, o quello che era l'equivalente della X per il pad dello SNES, era molto molto diverso. Quindi andiamo a provare questo gioco che su licenza di The Retro Room è possibile da giocare direttamente in streaming. Tra l'altro, come vedete, ha un'impostazione che è stata tenuta completamente, vediamo, c'è l'italiano, ecco, c'è l'italiano in via Pardord, è la password, mi ha lasciato un attimo basito, però addirittura hanno tradotto l'intro. Questo forse all'epoca non ci sarebbe stato, eh? Giochi in italiano non è che ce ne fossero così tanti, era più l'era PlayStation che incominciava ad essere tradotta e poi appunto Nintendo con il DS e la Wii faceva quasi tutti i giochi con le 5 lingue europee, ma in realtà prima era comunque abbastanza raro. Quindi scopriamo un po' questa storia. E Mr. Tufo, un droide demolitore che distruggerà il loro impero, forse, beh, vedremo. E come dicevo, hanno mantenuto comunque una qualità, anche se hanno finito di realizzarlo e pubblicarlo adesso, o meglio, l'anno scorso in realtà. Diciamo con le stesse opzioni che avrebbe avuto il gioco originale, quindi è a tutti gli effetti un retro game vero e proprio. Sia l'impostazione grafica, ma soprattutto il fatto che in 4 terzi i controlli non mi piacciono tanto perché ci mette un po', che però è una cosa in realtà tipica dei giochi dell'epoca,
Ecco, questo potevo in realtà evitarmelo, anche perché no, si può distruggere, ok. Devo recuperare un tot di stelle. E è il salto antigravitazionale, anche questo non ci siamo più abituati. Aia. Perché al giorno d'oggi, a parte morire per la conchiglia, devo continuare a saltare per... Ok. Aia. E no, perso le tre vite e via. O meglio, i tre tentativi. Le vite sono tre, però ti fa ricominciare da capo. Ecco, qua ad esempio per riuscire a finirlo, diciamo, senza il quick save, che infatti possiamo fare il save quando vogliamo, sarebbe stata abbastanza dura. Praticamente sono gli scudi intorno alla vita, che magari possono essere rigenerati. Ecco, è abbastanza difficile perché bisogna prendere confidenza con il sistema di gioco, che appunto quando corre, corre, e non è semplicissimo mantenere e capire quello che ti uccide, cioè il pesce scemo mi uccide. Diciamo che anche un po' per storia, per il fatto che ci siano i robot, la ribellione, l'unico robot mandato a sconfiggere i robot cattivi, ricorda un po' tanto Mega Man. Però diciamo che effettivamente non è malaccio, o meglio, per quello che sto provando a giocare. Poi sono io che sono scarso. Devo riprenderci la mano, infatti, con le tempistiche. Queste sono cose platform in cui è richiesta davvero la precisione chirurgica, altro che uscire dall'acqua è un incubo. Lancia pure le armi. Ecco. E qua ho sbagliato io, dovevo subito eliminare il nemico. Distruggi due bears. La problematica della traduzione non è tanto che sia in italiano con questo, chiamiamolo, livello, ma il fatto che, come all'epoca, anche su PlayStation 1 in realtà, basta vedere Legend of Dragoon. Gli spazi per le lettere erano quelli, quindi non andavano a cambiare il layout, a modificare la finestra, semplicemente c'erano tot spazi e se non c'è New Game in Legend of Dragoon diventa Nuo Gioc, perché hanno 3 e 4 spazi. Fine. È una cosa molto triste da scoprire. Però effettivamente è quello, è il motivo per cui a volte alcune traduzioni non mi aspettavo che la palla rimbalzasse all'indietro, la balla. E livello completato. Fatto schifio. Non ho preso, penso, una vita extra. Non so se era il medikit. E qua posso comunque scegliere. Andiamo gli appartamenti, dai. Quindi, nonostante... Ok.
L'effetto di parallasse è un po' forzatino. Gli scarafaggioni, però almeno apprezzo un po' di variante nei nemici. Con il triangolo. Carino che così ci dà il colpo lui, è simpatica sta cosa. Vediamo chi è il primo. E il primo è Ned, ma certo. È il progettista del gioco, quindi. Però, insomma, aver scoperto che non è semplicemente un vecchio gioco dello SNES che non conosco, ma un vero e proprio titolo riportato alla vita, perché poi questi progetti in realtà non sono per niente rari come sembrano, anzi, ci sono stati molti giochi che sono usciti per Neo Geo quando ormai la console era morta, addirittura l'SNK non faceva più console, non c'era più la stessa SNK di un tempo, uscivano giochi per il Mega Drive, era uscito anche lì un JRPG che era stato incominciato a sviluppare ai tempi dello SNES e poi era arrivato tipo su PlayStation 4 e Xbox One, cioè per dire c'era proprio una cultura a volte di riportare in vita, di continuare il progetto che avevi iniziato decenni fa e concretizzarlo. Purtroppo a volte può succedere come con Shenmue 3 che la semplice voglia appunto di continuare il progetto non sia parallela a una qualità effettiva della continuazione del progetto, perché in quel caso Shenmue 1 e 2 sono tra i miei giochi preferiti, sono davvero dei titoli incredibili per cui avevo preso il Dreamcast per poterci giocare. E effettivamente il 3 non gli allaccia neanche le scarpe. Purtroppo, nonostante Yu Suzuki l'abbia curato, abbia fatto tutto in realtà, però senza l'appoggio di Sega ha dovuto perdere certi marchi, certe citazioni, il cambio di motore grafico. Paradossalmente è stato un grossissimo errore cercare di modernizzarlo. Avrei quasi preferito che, come hanno fatto con Mr. Tough, continuassero con la grafica di un tempo. Avrebbe, secondo me, attirato meno i nuovi giocatori, ma fatto davvero felici i vecchi. Invece è una grafica, quella di Shenmue 3, che non accontenta, secondo me, nessuno. Infatti, non sono quasi neanche stato contento di averlo giocato. Anzi, averlo finito mi ha alquanto deluso, proprio perché non ha un finale compiuto. Invece, Mr. Tough, mi auguro che dopo le peripezie che uno deve fare per riuscire a completarlo, abbia un finale compiuto, non vada a cercare, chiamiamolo, l'aggancio per un sequel, considerando che già all'epoca non era neanche stato fatto uscire in prima battuta, quindi mi auguro che questa release del 2023 abbia comunque un finale compiuto che possa soddisfare, per quanto, come succedeva con i vari Mega Man o altri emulatori, diciamo di quel genere, alla fin fine il gioco è fine a se stesso, il bello è giocarlo. Superare le sfide che ti pone, già nelle immagini qui si vede che usa quella specie di palla demolitrice, la copertina del gioco va su una sorta di skateboard e ha una trivella e una sorta di, boh, non lo so, lama rotante, magari avrà delle evoluzioni nei livelli più avanzati, ma devo ammettere che ha un platforming molto difficile perché ha delle cose a tempo in alcuni punti
che sono un po' fastidiose. Non c'è appunto diciamo, aiuti moderni, chiamiamoli così, perciò al massimo c'è la possibilità giusto di variare i comandi, di mettere le password. E la cosa che però non avevo notato, poi adesso guardiamo un attimo. Voglio provare la modalità due giocatori. Proviamo stavolta a fabbrica dei giocattoli. Questo è anche l'attacco speciale. Aia. E allora, orsetto con la chiave inglese. No, se no non ci arrivo. Eh no, però devi fare in modo di arrivarci con il secondo salto. Ah, e questo però appunto è per il secondo giocatore che gioca invece Mr. Firm, che è una versione con un colore diverso, per vedere probabilmente poi chi fa il punteggio più alto. Però adesso io, non avendo un secondo controller attivo, non me lo fa muovere. Eppure ho scelto con un controller. Adesso vediamo. Facciamo un attimo, esci. Ho scelto con un controller. Vediamo un attimo. Adesso muoio subito per vedere. Per capire un po', per la scienza. L'invincibilità dopo un colpo dura abbastanza per riuscire a superare momenti, diciamo, di crisi. Ok, no, bastava premere option per, diciamo, attivare il controller. Ah, il Mr. Firm ha il pugno come special. E come attacco normale ha invece la special di Mr. Tough, quindi ha semplicemente gli attacchi invertiti per differenziarlo, e il colore, che è molto più tamarro, è un po' diciamo il War Machine di Mr. Tough. Ok, adesso vedi, quando ci prendi la mano si va un po' meglio. L'acqua è angosciante, questo power up. No, sul finale. Vedi. Poi quando sai com'è il livello, dov'è la fine e così via, lo si riesce a giocare meglio. Non ho trovato la moneta perché deve essere nella parte superiore che non ho esplorato. Mr. Tough adesso ci riprova. Lui infatti ha gli attacchi al contrario. Adesso non ci posso più arrivare. È che la differenza nel pavimento dà un fastidio incredibile per il parallasse.
Ok, se lo sposto con i pugni faccio prima. Questi si sconfiggono così con l'attacco verso il basso, però standogli a una certa distanza. Ok. E insomma, non male, anzi, è il tipico gioco che avrei comprato da bambino sullo SNES tra un Super Mario e l'altro, perché tanti ricordano erroneamente, secondo me, o meglio, molti che non ci hanno neanche mai giocato allo SNES hanno l'icona, magari hanno recuperato lo SNES Mini che era uscito anni fa per scoprire una selezione di giochi diciamo tra i migliori. Eppure in realtà, come ai giorni oggi, anche lo SNES era pieno di pattume, di giochi non all'altezza, di giochi veramente brutti che alla fin fine costavano come quelli belli, perché non c'era grande differenza tra un Super Mario e uno dei suoi cloni bruttarelli in termini, diciamo, di prezzo effettivo per il pubblico. Costava agli sviluppatori molto meno realizzarlo, meno tempo, meno tecnologia, meno dipendenti capaci. A volte poi invece c'erano progetti degni di nota che per il low budget non riuscivano ad emergere. Diciamo che Mr. Tough all'epoca avrebbe potuto sollazzarmi. È un platform difficile, è un platform fatto con uno stile comunque abbastanza ricercato, perché ogni livello ha un layout dei nemici, almeno per adesso, un minimo diverso. Ha appunto diciamo un discreto feedback pad alla mano che ricorda molti vecchi platform, cioè giocando questo che comunque è stato alla fin fine realizzato nel 2023 e quelli che sono presenti qua su Ant Stream Arcade degli anni 80 e 90, il feedback è molto simile. Anzi, appunto, provando diversi giochi tra la decade degli anni 80 e 90, si nota già la curva di miglioramento e Mr. Tough alla fine diciamo che è effettivamente quello che chiameremmo un platform moderno in confronto a quelli dell'Amiga e del Commodore, che erano di una macchinosità che infatti mi rende molto difficile riuscire a giocarci quando li provo qui su Ant Stream Arcade. Perciò, aver scoperto che c'è questo gioco, e tra l'altro non è neanche l'unico che hanno ripescato in questo modo ed è finito nel servizio, quindi magari parlerò anche di altre chicche che sono state rese disponibili in questo modo, a me fa piacere. E ripeto, il servizio secondo me è validissimo proprio perché ti permette di giocare addirittura a dei giochi che non esistono, che non è la stessa cosa di quei titoli che adesso si trovano su Steam o anche sulla PlayStation Store, che diciamo scimmiottano i vecchi giochi senza però averne lo spirito, la qualità, diciamo il cuore. Perché comunque cercavano sì di guadagnarci scimmiottando un gioco più famoso alla Super Mario, alla Mega Man e così via, alla Metroid, e però cercavano di metterci qualcosa di unico perché fosse la loro creazione. E quindi anche Mr. Tough è un gioco degno di nota, che ha il suo perché. Cerca di ritagliarsi, cercava all'epoca di ritagliarsi un posto tra i big, non ci è riuscito proprio perché non è neanche uscito, quindi chissà come sarebbe stato accolto all'epoca. Non è eccezionale, lo si vede ancora oggi, cioè giocare un Super Mario Bros. 3 è tutt'altra cosa, però diciamo che ha il suo perché, quindi sono contento che
l'amore per il retro gaming non sia solo una cosa mia, ma anche dell'industria in generale. E ripeto, preferisco giocare e vedere progetti come questo, che sono effettivamente la realizzazione di un sogno lasciato purtroppo nel limbo per troppo tempo, in confronto a molti giochi che cercano solo ed esclusivamente di scimmiottare i retro gaming senza farlo però con il cuore, senza provare a fare realmente un gioco valido. E infatti poi di solito sono quei titoli che costano 1,90 € e ti fanno fare un platino in 10 minuti perché sono titoli quasi inutili. Mr. Tough invece è ostico, infatti non so se mi ci dedicherò più di tanto, però è comunque diciamo un platform adventure degno delle sue origini, è un tipico gioco degli anni 90. Basta pensare anche ai giochi delle Tartarughe Ninja, se avete preso la collection, i picchiaduro a scorrimento sono invecchiati bene. Gli adventure sono atroci perché avevano un livello di difficoltà che per un bambino erano quasi impossibili e anche per un adulto di oggi sono ostici perché veramente erano progettati per essere fatti alla perfezione, così anche Mr. Tough riuscirà a completare il livello senza essere ferito prendendo tutte le cose extra, le stelline, la moneta. Richiede più che altro una certa dedizione perché bisogna prima capire come fare e poi allenarsi a farlo. È una cosa che è paragonabile a un Souls-like dei giorni nostri perché non oso immaginare se alla fine dell'isola c'è anche il boss prima di arrivare nell'altra parte degli stage, che tra l'altro comunque sono molto piccoli, quindi immagino che sia diviso in tante piccole stelline, cioè isolette. Chiamiamole così, benvenuto stelline perché devi raccogliere le stelle. E boh, la password tra l'altro non mi è stata data, quindi vuol dire che probabilmente ti dà la password solo se completi il set di livelli, è come dire i mondi di Mario Bros 1-1, 1-2, 1-3 e così via. Perciò ostico, però almeno qua c'è il quick continue che si genera quando comunque chiudi il gioco. E i salvataggi invece manuali che ne puoi fare sino a 3 e aiutano. Perciò, insomma, se avete Antstream Arcade e magari non l'avete ancora provato, non l'avete notato, Mr. Tough è un gioco che vi consiglio di provare, almeno per la nostalgia dei platform dello SNES, che infatti, come dicevo, una volta che avevi comunque comprato Super Mario, avevi comprato gli Zelda, Metroid, fine, c'erano solo quelli e dovevi poi andare, diciamo, su altri titoli secondari e magari trovare sullo scaffale Mr. Tough, che in realtà non è stato appunto possibile, chissà, mi avrebbe dato gioia. Non è un personaggio carismatico, perché in confronto a un Mega Man X che c'era appunto sullo SNES, che era incredibile come design, è un po' sottotono. Ricorda appunto più le cose bambinesche, del NES che non un gioco dello SNES. Però, insomma, diamogli una possibilità. Il fatto stesso che esista al giorno d'oggi questo gioco è già un grande traguardo, almeno per Ned Langman, quindi almeno lui ne è molto felice. Guardatevi anche la sua intervista se la trovate appunto su YouTube o tra le notizie della PlayStation nei seguiti. A me è apparsa così e ho scoperto in questo modo che questo non è semplicemente un vecchio gioco sconosciuto dello SNES, ma un nuovo gioco dello SNES. Quindi, insomma, queste erano un po' di considerazioni, le mie scarse capacità nel platforming vecchio stile, che come avete visto però quando poi ci prendo un po' la mano, capisco il tempismo, riesco a finire il livello.
Però è abbastanza ostico in confronto ai platform a cui sono abituati, nel senso Astrobot è una piccola perla dei platform, mi ha divertito tantissimo. Questo in confronto mi fa sbavare perché alcune cose bisogna impararle quasi a memoria come meccaniche per riuscire a evitarle e andare avanti nel modo giusto. Però, insomma, era questo anche lo spirito dei giochi di quell'epoca. Perciò, dategli una possibilità se avete il servizio su PlayStation 5, Xbox, PC, Switch. Insomma, dategli. No, su Switch mi sembra che non ci sia ancora, però magari arriverà. E, insomma, dategli comunque un'occhiata perché. Non è incredibile, però è un bel progetto che mi fa piacere sia stato concretizzato. Quindi direi che io, come al solito, vi ringrazio per avermi seguito sin qui alla scoperta e riscoperta di giochi d'epoca in questa piccola rubrica che sto facendo. Ho fatto sia, diciamo, la playlist generica retro gaming dove pubblico i vari gameplay che faccio delle collection o dei giochi old che provo sulle console ormai datate, che anche la PlayStation 3 è considerata ormai retro gaming, e invece poi ho fatto una playlist dedicata appunto ad Unstream Arcade perché grazie ad esso sto riscoprendo e scoprendo delle vere piccole chicche che mi fa piacere appunto divulgare. Detto ciò, quindi io direi che vi saluto, come al solito vi invito a iscrivervi al canale se non l'avete già fatto e vi aspetto al prossimo video.